cari confratelli, con sorelle, volontari ed amici, con grande emozione mi appresto per il primo anno a festeggiare il Santo Natale con voi, come Gran Priore di Roma. Ho quindi l'onore di servire il più antico Gran Priorato della lingua d'Italia e ringrazio Sua Altezza Eminentissima, il Principe Gran Maestro, per la fiducia accordatami. Spero di non deluderlo e di essere all'altezza delle sue aspettative. Non avrei mai pensato di coprire un così alto incarico. Però, come chiese Salomone, anch'io chiedo tanta saggezza per poter guidare, saper guidare il Gran Priorato di Roma. Ora sono qui con voi e alcuni concetti che mi stanno a cuore. Con la vostra collaborazione porteremo un rinnovamento spirituale e di operatività, come raccomandato dalla Costituzione e dal Codice. Riponiamo conflitti e contrapposizioni. La brama di potere e gli altri attaccamenti mondani allontanano da Cristo. È giunto il momento di chiudere definitivamente quelle pagine dolorose e dannose. Dovremmo essere invece sempre d'esempio nell'impegno, nel servizio e nel senso di responsabilità. Uniformiamo sempre la nostra vita a criteri di sobrietà, discrezione e umiltà, che soli ci faranno davvero grandi agli occhi di Cristo. Essere nel mondo, ma non del mondo. Ed in ultimo i giovani, che mi stanno molto a cuore. Cerchiamo, motiviamo, gratifichiamo i giovani. Sono coloro a cui domani dovremo passare il testimone. Se non ne avremo, la responsabilità sarà nostra. Il Santo Natale, uno degli eventi più importanti della cristianità. Dio si è fatto uomo per redimerci. Approfittiamo di questo periodo di preghiera e raccoglimento perché la festa non sia solo una comune mondanità. Nel Santo Natale troviamo Dio nell'umiltà. Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nel silenzio. Questa è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta. Ricordiamoci che ha dato la vita per ciascuno di noi. Andiamo oltre le luci e le decorazioni, che sono anche belle, e contempliamo il bambino. Colui che abbraccia l'universo ha bisogno di essere tenuto in braccio e di essere coccolato. E noi sappiamo accogliere questa chiamata di Dio? È la sfida di Natale, di questo Santo Natale. Carissimi cappellani, cavalieri, dame, donati e donate, collaboratori del Gran Priorato di Roma, amici del CISOM e del Corpo Militare, volontari, confidando nel vostro aiuto e nelle vostre preghiere, mettiamoci insieme al servizio di nostro Signore Gesù Cristo per essere fedeli e umili operai nella sua vigna. Giunga a tutti voi e delle vostre famiglie il mio più caro e confraterno saluto, con i più fervidi auguri di Buon Natale e felice 2024.